Siamo con Christophe Grosset, specialista certificates di UniCredit. Cosa avete presentato in questo Salone del Risparmio 2018? Beh, abbiamo parlato di certificates, ma non solo di prodotti, ma anche di come inserirli efficientemente nel portafoglio, perché la cosa che sentiamo, che avevamo già in realtà misurato prima dell'introduzione della MiFID 2, era la tendenza, comunque la sensibilità dei consulenti a utilizzare maggiormente questi strumenti nel loro portafoglio. In effetti, da un studio che avevamo condotto con PricewaterhouseCoopers, era emerso che il 37% dei consulenti era disposto dopo la MiFID a utilizzare maggiormente i certificates. Quello viene spiegato dal fatto che effettivamente è un'innovazione di strumenti che mi consente di dimostrare al mio cliente che gli sto portando un valore aggiunto. Ad esempio, un bonus certificates mi consente di offrire una valida alternativa all'investimento azionario, perché lo ricordo, 100 euro investiti, 110, 15 rimborsati, a patto che l'azione non venga a infrangere un livello basso. E quello consente di portare un servizio in più e dunque di entrare più in ottica MiFID di consulenza. È interessante vedere che come l'ultima emissione di strumenti che abbiamo fatto proprio in occasione del salone sia stata percepita bene, perché va a cavalcare un altro tema di cui si è parlato tanto in queste giornate, quello delle medium cap italiane. Abbiamo appunto inserito né questa ultima emissione di bonus certificate sottostanti come Safilo, De Longhi, Anima, comunque chicche del nostro mercato italiano, e che stanno effettivamente trovando interesse da parte di chi ci segue. L'elemento che chiude, il terzo elemento che chiude le tematiche dibattite intorno ai certificati sono stati quelli legati al mondo della fintech. Abbiamo lì lanciato la versione pubblica del nostro robot certificates, che era già stato testato l'anno scorso su quasi 600 consulenti, che adesso è aperto a tutti, raggiungibile direttamente dal nostro sito, che consente di creare portafogli personalizzati in certificates per il mio cliente. Dunque tutto quello fa che tutta questa innovazione va in realtà a dare al consulente le armi per vincere la sfida della MiFID. Quindi a livello futuro sarà sempre più consistente questo tipo di strumento anche da parte, cioè, del mercato in generale. Voi siete arrivati un po' in anticipo, però ci sarà molto dinamismo quindi. Beh, il mondo del certificates nasce dalla novità, adesso proviamo di fare che diventa un'innovazione, cioè uno degli elementi dell'innovazione è certamente l'effetto di novità, ma anche quello di essere esteso a tutti. Abbiamo già fatto un bel passo negli anni scorsi con sottoscrizioni che sono cresciute, ma anche la possibilità, lo ricordo, di negoziare questi strumenti direttamente in borsa anche per il consulente a favore del suo cliente. Dunque ci aspettiamo in effetti a vedere volumi che quest'anno saranno in crescita sia nel mondo delle sottoscrizioni sia sui scambi in borsa. Grazie dottor Grosset. Grazie mille. Grazie.